Florenzi apre tutto per Salah. Palla ancora giocabile. Salah. Bruno Peres si inserisce lui. Dzeko, rete! Rete! Roma in vantaggio! E Dzeko, proprio lui, il più atteso, non fallisce. Al quinto minuto, Roma in vantaggio. Che grande azione, grandissima azione, ma grandissima la sovrapposizione di Bruno Peres. Veramente grande velocità, primo controllo, palla di prima, raso terra, tagliare fuori la linea difensiva. Dzeko assolutamente in gioco. Tocco facile, ma sovrapposizione di Bruno Peres fantastica. Ovazione per lui, spesso criticato, ma è il gol numero 5. Spingano sugli esterni. Regalo ricambiato, ha sbagliato stavolta Manolas. Banega, zona tiro, prova la gran botta, palo clamoroso. Ma Szczęsny battuto, ne approfitta, va a rilanciare Salah che è velocissimo su Santon, guadagna metri. È preciso il pallone per lui, uno contro uno, si accentra Salah, l'appoggia ancora, Peres da dietro, non va. Beh, questa giocata sulla fascia destra della Roma funziona. Molte critiche ricevute da Peres, però Peres giocava nella fascia non sua, non di sua competenza, sinistra, e vuol dire molto. Questo è il grande tiro di Banega, che vuole Spalletti. Jo Mario sbaglia il controllo, bruciato da Florenzi, lancia in profondità, Salah è velocissimo, Salah tutto solo, Salah, e sbaglia, incredibile. Ha voluto chiudere, ha fatto finta di allargare il piatto per dar palla, per mettere palla sul secondo palo e poi all'ultimo la chiude sul primo. Infatti andandoci copre il secondo palo, soltanto che lì devi essere sicuro di vedere lo spazio. Però hai visto, Sandro, la rapidità, sì. Recupero palla a Dzeko, che in fase di impostazione eccezionale, sì. Poi va un po' più in difficoltà nei 16 metri, però nel momento di partecipazione. Attenzione, ancora Salah, può rifarsi, Salah, Handanovic, fino da fuori Handanovic, ancora due volte, incredibile, su Florenzi, poi Jo Mario, vicinissima al raddoppio la Roma, prima il palo esterno di Salah, adesso di nuovo a tu per tu, Handanovic miracoloso anche sul tiro successivo, Jo Mario. Prova l'Inter adesso, attenzione, Banega, c'è l'inserimento di Peresic, mette in mezzo, Szczęsny, Salah, attenzione all'uno contro uno, Salah mette in mezzo, Dzeko ancora, Handanovic, deve essere sul secondo, ha tutto corto l'angolo, intercettato il primo cross, nuovo tentativo, attenzione che andremo al volo, che occasione qua, tutto solo, se l'erano dimenticato completamente. Lui di sinistro non colpisce bene, non colpisce assolutamente bene, però guarda che occasione. Bravissimo errore, incredibile. Spagna, ancora Florenzi, troppo facile lo scambio, Florenzi prova e sbaglia, che buco nella difesa dell'Inter. Sì, ma soprattutto la cosa che mi stupisce dei due centrali, guarda Miranda, non guarda né palla né uomo, quindi non marca la zona, non marca il portatore palla. Candreva, cerca l'1-2 con Banega. Cerca l'imbucata per Anzaldi, la mette in mezzo, attenzione, palla che si impenna, ancora viva, Candreva al volo, Szczęsny miracolo, questa è una grandissima parata, la palla di Banega è fantastica, l'imbucata, e queste sono le amnesie chiaramente di Juan Jesus. Anticipo, attenzione, parte il cross, secondo palo, occasionissima, era salito a saltare Miranda, che occasione. Nel momento che pensi che la Roma stia meritando il vantaggio, probabilmente l'ha meritato con le varie occasioni, ecco che riprende l'Inter. Anche questa, è una grandissima occasione. Niente, Dzeko ancora, prova a sfondare. Dribbling secco, il tiro, Handanovic. Eccolo un'altra occasione, incredibile. Cioè, furibondo Handanovic con il suo. Devo sottolineare, mi sta deludendo Miranda, guarda come affronta Dzeko, guarda come si fa saltare senza nessun poi quasi un rigore, rischia di perdere pallone, Peresic temporeggia, perde l'attimo, Medel prova la gran botta, rimpallo, Peresic ancora debole, Inter sbilanciata, si accentra, però ti prova il tiro Handanovic. Rossi sul primo palo, parte il cross, lungo verso Manolas, colpo di testa, che finisce fuori. Ripartenza, Candreva,
prova a cambiare marcia, Candreva va verso Icardi, cerca lo slalom e Candreva va giù al limite, calcio di punizione giallo su di lui, Nagatomo, grande giocata, vai Icardi incontri, tocca all'indietro, Gnucuri incredibile, che tiraccio, ancora Gnucuri che rimane largo, ancora Banega, attenzione, cerca lo scambio con Icardi, ancora Banega, mette giù, dribbling secco e rete, rete, c'è il pareggio dell'Inter, grande azione di Banega. Che grande giocata, in questo caso è stato bravo anche Icardi perché chiudere questo triangolo non era facile col colpo sotto, però l'ultima giocata di Banega è da grande giocatore, finta di calciare di destro con De Rossi che va in spaccata, rientra poi di sinistro, probabilmente fa finta di calciare sul secondo palo e poi la chiude sul primo, fantastico, fantastico gol. Da fare. Disorientato Szczęsny che si aspettava probabilmente il tiro dall'altra parte, invece Banega va nell'angolo vicino. Però ci sono dei dubbi per la posizione, Sandro. Sì, qui non siamo proprio in linea. Va rivista la posizione di Banega sullo scambio con l'ostacola. Intanto rivediamo, la posizione no, è regolarissima. Le torri vicine, tutte sul secondo palo. Vediamo Florenzi se riesce a tagliare comunque il cross. Attenzione, tutto pronto, Florenzi, cross un po' basso, colpo di testa e c'è gol, e c'è gol, la Roma passa in vantaggio di nuovo, è riuscito a trovare un Marco Manolas nel mucchio infernale dell'area di rigore dell'Inter, 2-1 Roma. Sì, hanno perso di nuovo la marcatura, assurdo, assurdo far colpire Manolas, neanche, non è neanche staccato Sandro, va solo incontro alla basso palla. Cross. Poi però c'è una deviazione che non permette probabilmente di Icardi, guarda. Sì, doppia, doppia deviazione, forse l'ultima di Icardi. Però gol di Manolas, perché comunque il colpo di testa era diretto verso la porta. Verso Dzeko, schiaccia lui, incredibile Andanovic! Un miracolo pazzesco, un miracolo pazzesco e neanche calcio d'angolo. Cosa ha fatto Sandro? Cosa ha fatto? Questa è una palla difficilissima da Andanovic. Quasi quasi la presa. Forse è stato, forse, no, semplicemente sembrava un calcio di punizione, aveva un fallo che invece non c'era, vediamo. No gol, dice la parte dall'altra, ancora Andanovic dentro. Parte il cross nel mucchio. Messo fuori Dzeko ed è finita.